Ciao a tutti e benvenuti. Oggi andrò a testare nuovamente la friggitrice ad aria Ferrari con delle zucchine. Allora, le ho tagliate salate, le ho lasciate scolare un'oretta, hanno rilasciato l'acqua di vegetazione e asciugate. Qui ho del pan grattato, coriandolo, pepe, timo, sale, olio extravergine d'oliva. Allora, al pan grattato aggiungo le spezie. Io ho scelto il timo, ho scelto queste. Potete aggiungere comunque quelle che preferite, ecco. Faccia d'occhio. Perfetto. Mettiamo un po' di olio alle zucchine. E le andiamo a impanare. Qualcuno in più. Ok, le adagio nel cestello. Ok, mettiamo ancora un altro po' di olio e le andiamo a cuocere. Allora, programma, lo accendiamo, testo di programma. Cosa scegliamo? Scegliamo questo, l'ultimo. 15 minuti. A metà tempo di cottura controllo a che punto sono le zucchine e se è il caso di girarle, le giro. Penso sia il caso. Continuiamo. Il tempo è passato, andiamo a vedere. Questo è un contorno sfizioso, veloce, che adorano anche i bambini, quindi possiamo fare la stessa cosa con le zucche, le patate, le melanzane. E si accompagna veramente con tantissimi piatti. Le altre. È il momento dell'assaggio, vediamo. Mi tocca. Perfette. Sono gustose come se fossero fritte, però in realtà non lo sono. Quindi meno grassi e più salutari. Io ho usato un programma, quello che si usa per le cipolle, ma in realtà possiamo anche mettere il tempo, il time e la temperatura come desideriamo, insomma. Quindi anche questa è fatta. Se vi è piaciuto il video, cliccate mi piace, ricordatevi di condividere, magari commentare e di supportarci cliccando il link sotto il video. Ci vediamo la prossima volta. Vi saluto a tutti. Ciao!